Questo evento di inaugurazione, l'apertura ufficiale della Sagra del Fungo Porcino di Lariano, 28esima edizione, una mostra mercato con oltre 150... Ci sostenga, ci protegga, ci illumini, ci guidi e tutto il resto, va bene? E allora diciamo subito una preghiera e poi benediciamo. Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Vi benedice tutti Dio Onnipotente, il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Ecco, sindaci, innanzitutto e allora buona festa a tutti, buona fiera. Poi ci vediamo con più calma prossimamente, va bene? Ciao bro. Aspettiamo. Ciao. Grazie a Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Apicella, Vescovo, che ha così aperto, nel vero e proprio senso della parola, questa inaugurazione ufficiale. Il mio impegno per questo territorio, sono componente della Commissione Agricoltura, quindi sicuramente insieme all'amministrazione potremo fare un lavoro insieme per valorizzare chiaramente quello che sono le ricchezze di questo territorio, e oggi appunto siamo qui a provarlo. Quindi scusatemi se ci sarò poco, ma non potevo, ripeto, mancare, quindi sono scappata dall'aula, quindi adesso dovrò ritornare per continuare i lavori. Ribadisco il mio impegno per l'Ariano e per tutto quanto il collegio che mi ha visto appunto vincitrice, e quindi vi devo tanto, e quindi il mio impegno sarà quello di starvi vicino. Grazie a lei, grazie all'onorevole Maria Spena. Salutiamo anche il senatore Antonio Sacconi, che credo, eccolo, è dietro di me, facciamogli un applauso, anche per lei un breve saluto introduttivo. Non voglio rubare tempo, buonasera a tutti, saluto l'amministrazione comunale, i due sindaci, il sindaco anche di Velede che è qui, solo per dire che noi non potevamo mancare, perché quando ci sono occasioni nella società dei media, dei Twitter, di Facebook, in cui tutto è virtuale, avere una festa che è legata alle nostre tradizioni
è importante che ci siano anche i due eletti presso il Parlamento, per cui con orgoglio siamo qui al vostro fianco. Grazie. Grazie per la vostra presenza importante, la vicinanza delle istituzioni a questo appuntamento si è consolidata nel tempo. Un saluto anche in rappresentanza della Regione al consigliere Michela Califano che è con noi. Buonasera. Buonasera a tutti, sì, noi siamo orgogliosi come Regione di avere questa eccellenza, questa sagra che comunque è un punto di ritrovo, diceva bene lei, ed è un appuntamento ormai aspettato da tutti, da tutto il Lazio. Sicuramente in questi giorni l'Ariano sarà visitato da moltissimi cittadini del Lazio, e che dire, di nuovo i complimenti da parte della Regione. Noi il 20 saremo con uno stand regionale alla Fiera dei Sapori e dei Saperi di Torino e con noi porteremo anche un pezzettino di questa sagra del pane di Raviano, orgogliosi di esporlo con il marchio della Regione Lazio. Complimenti al sindaco, ai due sindaci e buona sagra a tutti. Grazie a lei. Un grazie speciale, io l'ho detto in apertura, va a tutte le persone che lavorano per questo appuntamento ed è una vera e propria... sia doveroso sottolineare come l'amministrazione sia sempre presente e vicina ovviamente a questo appuntamento. Un grazie speciale va all'associazione che presiede all'organizzazione di tutto ciò, perché ovviamente dedicano tutto il loro tempo, tutto il loro impegno, la loro dedizione affinché la sagra possa rinnovarsi sempre pur mantenendo quelle che sono le sue caratteristiche, cioè la volontà di valorizzare intanto il fungo porcino, il pane di Lariano, i prodotti tipici, il buon vino, il mangiare sano, genuino di questo territorio. Prima di lasciare la parola ovviamente al presidente dell'associazione Bruno Abbaffati, per il quale intanto vorrei un grande applauso, così come Bruno Romaggioli che è coordinatore di tutta l'area degli eventi e della logistica ovviamente legata alla sagra, però cedo la parola al primo cittadino di Lariano perché è giusto che arrivi il suo messaggio. La città di Lariano c'è, è sempre più vicina a questa iniziativa, è sempre più una presenza forte quella delle istituzioni per valorizzare le attività di chi riesce ad allestire tutto quello che vediamo intorno a noi con grande merito. Quindi un applauso al sindaco Maurizio Caliciotti, alla città di Lariano, che anche attraverso la sagra, attraverso questa mostra mercato, è conosciuto ormai in tutta Italia. Sindaco. Buonasera a tutti, un saluto va a tutte le autorità presenti, civili, militari e religiose. Un saluto ai stendisti che oramai da anni, da 28 anni, crescono sempre di più numerosamente. Ci riguarda come amministrazione comunale, vogliamo dire, ogni promessa è un debito e le promesse si mantengono. Avevamo detto che avremmo trasformato quest'area, ebbene quella trasformazione è iniziata, è avviata. Il finanziamento che abbiamo avuto grazie all'interessamento di nostri amici in sovraambito a carattere nazionale, il finanziamento continueremo subito dopo la sagra. Abbiamo avuto uno stop perché non potevamo bloccare l'evento del 28esimo, della 28esima manifestazione. Continueremo il prossimo anno, consegneremo un'area completamente arredata al servizio della città, al servizio delle associazioni, ma soprattutto al servizio di un territorio. Perché insieme a questo poi c'è un progetto di sviluppo anche di parte di quelle che sono le zone boscate a ridosso fino ad arrivare poi ai sentieri per visitare il Monte Artemisia. Essere apprezzati, e io continuo a ringraziarvi dicendo di venire sempre più numerosi a questa manifestazione. Grazie, buona sagra a tutti, ancora buona serata. Grazie. Grazie al sindaco di Lariano Maurizio Caliciotti, no, di Lariano, però non so se anche il sindaco di Velletri, visto che magari è in rappresentanza delle autorità, diciamo, del territorio, vuole portare anche un suo saluto. Prego. Sì, grazie. Parlare dopo Maurizio è un po' un problema perché lui ruba la scena in ogni luogo che si presenta, ovunque. Io chiaramente porto i saluti da parte dell'amministrazione comunale di Velletri,
e sono contento di venire qua, nel senso, una manifestazione importante, una manifestazione che ogni tanto noi veniamo qua da Velletri anche un po' per copiare, perché ricordo con piacere perché nasce con la data di mia figlia, 21 settembre 1990, quindi esattamente l'età di mia figlia, quindi io quando la guardo penso comunque all'Ariano, penso comunque a un ricordo e penso comunque che sia una data importante, quindi questa qua, 28 anni di successi, una buona festa, saremo qua stasera con voi e perché no, poi venire a trovare domani sera magari con Marco Fello, sempre che ci sia, quindi una data importante. Grazie a tutti e ancora i saluti da parte di tutti i cittadini di Veriterni, grazie. Complimenti per quello che fate e allora prima di dare inizio alla visita dell'area espositiva, il saluto tuo in qualità di presidente e di tutta l'associazione, prego. Grazie. Buonasera chiaramente a tutti, sono fortemente emozionato. Bravo Bruno, forza! Ma con il calore più grosso, più grande che ho, dico benvenuti a tutti, autorità di ogni tipo e genere. Dopo che hanno parlato tutti, a me mi è rimasto pochissimo e niente da dire. Ma non è così, io ho qualcosa da dire e vorrei anche la vostra partecipazione. Prima il sindaco ricordava il nostro predecessore presidente Walter Pantoni. Per noi questa è una bellissima, un bellissimo momento perché inauguriamo la 28ª edizione, però una nota dolente è che abbiamo perso un altro socio e mi riferisco a Cedroni Giampiero, a cui vorrei un grosso. Ed è un altro socio che ci ha lasciato. Molto probabilmente staranno organizzando qualcosa più in alto. È importante che noi rimaniamo ad organizzare qualcosa qua giù. Questo è già. Io lo faccio anche se purtroppo devo dire grazie al mio cardiologo che è di Berardino Natale, che mi tiene su. Quindi grazie dottore. Signori, io sono qua a rappresentare l'associazione per intero e dico grazie a tutti i soci e che a questa schiera di donne, perché se riusciranno a soddisfare i vostri palati, il merito è loro. Però prendetevela pure con loro se il cibo non vi piace, perché non venite a dire niente a noi. Ci fu una promessa che avrebbero sistemato l'area che deriva da un progetto e devo dire onestamente, anche se l'italiano medio oggi è portato a non credere più alla politica per quello che succede tutti i giorni, noi invece dobbiamo ricrederci perché la nostra amministrazione è stata puntuale, seria ed efficace. Eccolo qua. Fermo qui, vi dico soltanto buon appetito e arrivederci da questa sera fino al 23. Grazie a tutti per esserci. Battaglia del fungo porcino e si apre finalmente adesso. Buona serata a tutti e buona sagra. Thank you.